Amiche e amici di Bergamo Gravel, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in esplorazione lungo il percorso che sarà inserito nella manifestazione che organizzeremo in primavera, sempre con il gruppo di Bergamo Gravel e i ciclisti della domenica. Mi raccomando, state con noi sui social, iscrivetevi al canale, i link in descrizione nei nostri social Facebook, Instagram e Telegram. Oggi volevamo fare un riassunto delle cose che non sono andate bene alla Bergamo Gravel per migliorare e darvi un servizio migliore l'anno prossimo. A dopo! Bene, al primo punto mettiamo la stracciatella. Stracciatella era il percorso corto e girava al contrario rispetto agli altri due. Puntavamo sul fatto che tutti o quasi avessero fatto il medio o il lungo. In realtà la giornata di pioggia ci ha rotto le uova nel paniere, per cui tanti hanno dirottato verso il percorso corto. Di conseguenza i due percorsi, il corto e il medio, a un certo punto lungo il Brembo si sono incontrati e quasi scontrati fra di loro. Ecco, sicuramente per l'anno prossimo i percorsi 2, 3, 4, 5, 10, quelli che saranno, gireranno tutti nello stesso senso. Primo errore da evitare. Seconda cosa da aggiustare, una bella idropulitrice per pulire le bici. Scusate, non ci abbiamo pensato, non pensavamo nella pioggia, pertanto non ci è venuto in mente. Effettivamente non abbiamo pensato a chi veniva in macchina e doveva poi al ritorno mettere la bici infangata dell'auto. Molti di voi hanno risolto andando all'autolavaggio nel paese vicino, altri invece si sono turati il naso e hanno messo dentro la bici bella sporca nell'auto. Volevo cogliere l'occasione di ringraziare appunto chi è arrivato in macchina e soprattutto chi è arrivato da tanto lontano. Ho visto gente, ragazzi, persone arrivare in bici da Novate, ho visto signori venire in macchina da Mantova e una persona scrivere da Carle che non sarebbe venuta perché appunto, insomma, fare così tanti chilometri per prendersi una bella secchiata d'acqua non era il massimo della vita. Io vi ringrazio tutti, perdonateci per questo piccolo ma grave errore. L'anno prossimo cercheremo di fare del meglio. Punto da aggiungere alla prossima Bergamo Gravel: più cartelli. Sì, lo sappiamo, per i puristi di queste manifestazioni, che i cartelli non devono essere mai messi perché altrimenti le persone si abituano, eccetera. Lo sappiamo, va bene, però in alcuni punti noi quest'anno abbiamo messo dei cartelli, diciamo così, proprio per aiutarvi, ai vivi soprattutto. Abbiamo messo anche delle persone, dei ciclisti a domenica, per aiutarvi in caso di necessità nei punti più, diciamo così, più difficili del tracciato. Per l'anno prossimo cogliamo suggerimento dei ragazzi che sono arrivati da Mantova, che saluto, e cercheremo di mettere più cartelli nei punti tra virgolette più critici. È un impegno mettere i cartelli, lo sapete benissimo, perché comunque per mettere i cartelli serve tanto tempo. Tanto tempo vuol dire tante persone che lavorano a questo tipo di manifestazione e, come tutti voi sapete, insomma, si fa fatica, si fa veramente fatica a reperire i volontari. Non vuole essere una lamentela la mia, ringrazio tantissimo le persone che hanno lavorato con me. Tanti hanno donato
tantissimo tempo, altri hanno donato il tempo che avevano, per cui insomma il risultato è stato fantastico. Oggi puntualizziamo solo le cose che non sono andate bene o che mancavano. Mi raccomando, se avete dei suggerimenti, dei commenti, metteteli qua sotto, avete lo spazio. Mi raccomando, non fate i leoni da tastiera, in maniera educata, precisa e concisa dite quello che non è andato, così che noi possiamo migliorarci per il prossimo anno. Centrale Angelo Bertini, anche questa è un capolavoro assoluto di ingegneria, signori, sono tutte lungo il Naviglio della Martesana, venite a vederle, sono veramente bellissime, meritano, e ormai avete capito, nel prossimo evento saranno all'interno del percorso. Vabbè, sto spoilerando troppo oggi. Non è che poi vi spoilerò troppo della prossima manifestazione. Vabbè, non so se tagliarlo questo pezzo oppure no. Centrale Edison. Bellissimo. Quarto punto che va migliorato e aggiustato nella prossima Bergamo Gravel. Un numero di telefono di riferimento, magari bello in evidenza, dato prima della partenza, per chi si perde, per chi arriva in ritardo, per chi decide di fare corto, medio, lungo, mischiati nello stesso giro. Insomma, avere un riferimento telefonico è sempre ottimo. In realtà avevate il riferimento email, Facebook, Instagram, eccetera, però mi rendo conto effettivamente che quando si è, diciamo così, in performance, si annebbia un po' la mente e non si fa appunto chiarezza su che mezzo usare, come contattare, come avvisare. Per il prossimo anno non vi preoccupate, vi daremo tutti i riferimenti chiari e giusti. Abbiamo appena passato la chiesa di Santa Maria della Rocchetta. Allora, è una chiesa bellissima, andate a cercare su internet, favolosa, con un panorama fantastico. Andate a vederla e venite qui lungo la Martesana per vederla dal vivo. Siamo a Paderno, quello là è il ponte San Michele. Adesso basta spoilerare il percorso nuovo, se no il percorso della manifestazione nuova che si terrà in primavera. Per cui chi ha visto fino in fondo il video sa che si terrà in primavera. Le date arriveranno, penso, settimana prossima. Quinto motivo dei 5. Cosa non andava nella Bergamo Gravel? Scrivetelo voi qui sotto nei commenti. C'è sempre qualcosa che non va, o meglio, c'è sempre qualcosa da migliorare via via nel corso del tempo. Siamo al primo anno ufficiale di Bergamo Gravel. Vi voglio ringraziare tutti, quelli che sono andati via col sorriso, quelli che sono andati via brontolando. A loro, proprio loro dico, tornate l'anno prossimo, cercheremo di fare del nostro meglio. Continuate a seguirci sui social, Facebook, Instagram, Telegram, canale YouTube, iscrivetevi, più del 70% di voi
guarda i video ma non è iscritto al canale, vi prego, iscrivetevi. Grazie ancora e mi raccomando, buone pedalate a tutti. Ciao!